Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Spesso mi chiedete come ho fatto ad insegnare il trucchetto di alzare la zampa al mio cavallo Cappu. Bene, oggi vi insegnerò come ho fatto. È un procedimento veramente semplice che possono apprendere tutti i vostri cavalli, quindi direi di iniziare con il video. Per prima cosa il vostro cavallo deve essere attaccato ai due venti e poi dovete munirvi di due cose importantissime. Prima cosa la pazienza e seconda cosa i biscottini o zuccherini oppure degli snack che al vostro cavallo piacciono. Per comodità, come ho fatto io, potrete usare anche un marsupio dove inserire tutte le leccornie per il vostro cavallo. Bene, prendo il mio marsupio e vado a scegliere l'anteriore che utilizzerò per questo giochetto con il mio cavallo. Io in questo caso ho utilizzato l'anteriore sinistro, che è l'anteriore più comodo per il mio cavallo. Poi voi potete scegliere l'anteriore destro, è indifferente, quindi scegliete quello che volete. Prendo un biscottino e lo do al mio cavallo, così vi faccio capire che in questo arco di tempo riceverà da mangiare. Poi vado con l'alzare l'anteriore che ho scelto, ovvero quello sinistro, e lo tengo sollevato per un po' di tempo. Il mio pony, sapendo già questo trucchetto, non ho dovuto tanto tenergli alzato l'anteriore. Però con i vostri cavalli, se è la prima volta che gli insegnate cose del genere, vi consiglio di tenerlo alzato per 2 o 3 minuti. Potete fare due esercizi, tenere alzato l'anteriore intanto dargli da mangiare oppure alzare l'anteriore dopo dargli da mangiare. Ripeteteli tante volte questi esercizi così che il cavallo capisca cosa deve fare quando voi lo premiate. Dopo aver ripetuto tante volte questi esercizi vi insegno come tenere in mano il biscotto nel modo corretto per fargli capire che deve alzare la zampa. Allora, col pollice e il dito medio tenete il biscotto, invece con l'indice picchiettate sul biscotto e lo alzate verso l'alto. Come avete visto faccio questo movimento e a volte uso anche la gamba per indicargli che deve appunto alzare l'anteriore. Questo è il procedimento che utilizzo col mio cavallo, ovviamente potrebbe servire un altro movimento per i vostri cavalli, però questo secondo me è il più comodo. Bene, questo era il video. Io e Cappu speriamo che vi sia piaciuto. Se realizzate bene questo trucchetto, il vostro cavallo potrà alzare la zampa anche senza il bisogno di un biscotto, ma solamente con il movimento della mano o della vostra gamba. Ricordate inoltre che è possibile che il vostro cavallo non apprenda subito questo trucchetto. Con Cappu ci ho messo un giorno, ma i vostri cavalli sono diversi dal mio, quindi ci possono volere più giorni. L'importante è avere pazienza e eseguire tutto correttamente. Fatemi sapere nei commenti se avete trovato utile questo how-to, se lo farete con il vostro cavallo e gli insegnerete questo trucchetto, oppure se lo sapevate già fare questo trucchetto e come l'avete insegnato al vostro cavallo. Io vi aspetto sulla mia pagina Instagram che si chiama The Bashkin Pony, dove pubblico tutti gli aggiornamenti sui video futuri e dove potete essere aggiornati sugli orari. E niente, ci vediamo al prossimo video. Un bacio da me e Cappu! I've been flying from town to town.